siamo con Mr. Vassola, continua la serie positiva del Baia. Nonostante però questa partita sulla carta si preannunciava più semplice, gli avversari hanno messo un po' in difficoltà. Sì, sicuramente, anche perché abbiamo detto in settimana che era la squadra di giovani che correvano, per, davano l'anima per portare a casa un risultato, venendo anche dalla sconfitta casalinga. Siamo andati in vantaggio e poi sull'unica palla, diciamo, che è stata calciata verso la nostra porta, è stato un disimpegno un po' errato dalla nostra retroguardia, abbiamo preso il suo gol. Poi abbiamo in diverse occasioni, prima diciamo siamo ripassati in vantaggio, poi non abbiamo più chiuso questa partita, tu lo sai che e quando poi giochi contro qualsiasi avversario, la paura, la tensione, la pressione di non portare a casa i tre punti, poi ti fanno anche un po' magari mancare di lucidità. Mister, prima di questa partita eravate a pari punti con il Serre. Pensa che questo campionato si manterrà equilibrato? Qualche squadra riuscirà a staccarsi? Io lo spero, perché sarà sicuramente più divertente, più equilibrato. Speriamo di rimanere quando meno attaccata ai prime finché possiamo, cercando anche di migliorare un po' la nostra situazione come organico, però tutto sommato voglio solo ringraziare i ragazzi per quello che hanno dato fino a questo punto. Trovarci così in testa alla classifica è una cosa positiva e che ci fa stare sicuramente bene, però ho detto già in tempi precedenti le squadre che hanno sicuramente speso di più, hanno investito molto su questo campionato, sono le altre, però noi daremo il massimo domenica per domenica. Per quanto riguarda gli avversari che si trovano in posizione ultima di classifica, pensa che ne riusciranno ad uscire? Ma penso proprio di sì, perché oggi diciamo non fa nemmeno molto testo, giocando su un campo reso quasi al limite dalla pioggia, quasi impraticabile. Però devo dire che come giovani sono abbastanza validi, c'era veramente un buono spirito da parte loro, hanno cercato di ribattere su ogni palla, anche se non hanno creato proprio azioni pericolose degne di note. Però devo dire che c'è stata una squadra di carattere, una squadra che ha reagito, ha cercato comunque fino alla fine di impensierirci. Questo sicuramente è un plauso che faccio al loro allenatore e ai loro giocatori. Grazie.